Alle porte di questa tranquilla cittadina inglese, nel Nord Devon, vive un branco di lupi. Alcuni dei predatori più temuti dall'uomo. Da secoli, il lupo viene considerato uno spietato assassino di bestiame. E quindi, nemico dell'uomo. Ma esiste un uomo che vive con i lupi. Per poter diventare uno di loro. Sean Ellis ha fatto qualcosa che nessun altro oserebbe fare. Si è aggregato a un branco di lupi. Ha sacrificato la propria vita per vivere come uno di loro. Ho rinunciato alla famiglia, alla casa e alla stabilità economica. Non ho più niente, ma sono convinto di quello che faccio. Perché credo che possa essere utile. Sean non ha una vera e propria formazione scientifica, ma studia i lupi da 15 anni e ha scritto diversi libri su di loro, sia in Polonia che in America. Ha lavorato in zoo e riserve naturali in giro per tutto il mondo e per 2 anni ha studiato i lupi insieme a un nativo americano. Sean spera di essere accettato dal branco per poter un giorno aiutare i lupi a vivere in armonia con l'uomo. Sentivo che in questo modo avrei guadagnato la loro fiducia e sarei riuscito a scoprire segreti importanti per salvaguardare loro e i loro cugini selvatici. Sean vive con i lupi 24 ore su 24 e pur di essere accettato ha più volte messo a rischio la propria vita. Se volessero, i lupi potrebbero ucciderlo in qualsiasi momento. Ma dopo 15 anni passati a studiare questi animali, Sean ritiene di saperli comprendere e si sente al sicuro. È una continua lotta per la sopravvivenza, in cui valgono solo le regole dei lupi. Sean e i suoi lupi grigi del Nord America vivono al sicuro in una zona recintata, all'interno della riserva naturale Coombe Martin, circa 300 km a sud-est di Londra. Si tratta di un esperimento senza precedenti e Sean spera, vivendo con i lupi, di riuscire a trovare il modo di comprenderli e aiutarli a sopravvivere. Sarebbe difficile, però, se qualche scienziato non avesse deciso di perorare la causa. Kyran Kankol è uno zoologo che lavora negli Stati Uniti con i lupi selvatici. Vivere a stretto contatto con i lupi e osservarli nel loro ambiente per un lungo periodo è ottimo. Ci fornisce un importante punto di vista e il mondo scientifico se ne sta rendendo conto. Tra i segreti più intimi che questi animali condividono con me c'è il loro linguaggio e soprattutto il rispetto reciproco. È questo che li rende una famiglia estremamente unita. È stupefacente come questi sfuggenti predatori abbiano permesso a Sean di far parte della loro complessa famiglia, dandogli addirittura un ruolo dominante. Per un uomo è estremamente difficile inserirsi nella rigida scala gerarchica di un branco di lupi adulti. Ma Sean ci è riuscito. 2 anni fa, una femmina ha abbandonato i suoi 3 cuccioli e Sean ha deciso di prendersene cura, diventando per loro un punto di riferimento. Essendo responsabile della loro educazione, li insegno a diventare lupi. Quando i piccoli cominceranno a diventare adulti, il ruolo di Sean all'interno del branco cambierà. Lui vive con il costante terrore che i lupi si rivoltino e lo estromettano del tutto.
La cena è il momento più pericoloso. La tensione è alle stelle e ognuno cerca di rivendicare i propri diritti sulla preda. All'interno del gruppo ogni lupo ha la propria posizione e il pasto è il momento in cui questa viene fatta valere e viene consolidata. Sean deve lottare per restare in cima alla scala gerarchica e per farlo usa il linguaggio dei lupi, una combinazione di ringhi e grugniti che stabilisce l'ordine in cui si mangia e come va spartita la preda. A volte serve un ammonimento per ricordare cosa si può avere e cosa no. Lo spettacolare esperimento ha reso Sean la principale attrazione del parco. Era pazzesco. Era proprio in mezzo ai lupi e si rotolava nel fango con loro, come se fosse uno di loro. Credo che sia, come dire, un po' matto. Sembra non avere affatto paura dei lupi, quindi ha instaurato un rapporto che funziona. Il tentativo di Sean di diventare un lupo ha attirato l'attenzione della comunità scientifica. Trovo innovativo questo tipo di approccio e penso che potrebbe mettere in risalto degli aspetti importanti che nessuno ha ancora notato. Purtroppo però è molto difficile generalizzare i risultati ottenuti da un solo branco di lupi, oltretutto in quella situazione. Chris Darimond studia i lupi in Canada ed è scettico riguardo l'esperimento di Sean. Non credo che noi umani possiamo insegnare qualcosa ai lupi. I cuccioli devono essere educati dai loro genitori e dai membri più anziani del branco, inseriti nel loro contesto naturale. Comunque, penso che le intenzioni di Sean siano buone. Lo scetticismo e il costante rischio di un attacco da parte dei lupi non scoraggiano Sean, che continua a cercare di educare i tre cuccioli portando avanti un impegno preso da bambino. Penso di essere stato ispirato dalle persone che mi hanno cresciuto. La mia famiglia mi ha educato al rispetto della natura fin da quando ero piccolo e ad avere cura degli animali con cui condividiamo il nostro mondo, proprio come facciamo con le persone. Crescendo figlio unico in una sperduta fattoria, Sean è abituato ad avere degli animali per amici, come questo coniglio. Ed è affascinato dalla vita familiare delle volpi e dei lupi selvatici. Qualche volta Sean sogna di far uscire un branco di lupi da una riserva e vivere libero con loro. È consapevole però che i lupi selvatici costituiscono un pericolo per gli animali da fattoria e che questo li rende malvisti dall'uomo. Un tempo il lupo viveva in tutto l'emisfero boreale. Ma la pesante distruzione del suo habitat e l'uccisione da parte dell'uomo per difendere il bestiame nei secoli ne hanno ridotto la popolazione, che oggi conta meno di 200.000 esemplari. Sean spera di salvare i lupi rilasciando quelli che vivono nelle riserve e unendosi a loro. Ma prima deve imparare a vivere in armonia con i lupi del parco e insegnare loro a vivere nel mondo selvatico. Nelle famiglie di lupi c'è una rigida gerarchia. Sean è il capo ed è quindi il maschio alfa del gruppo. Tamaska è al secondo posto ed è il maschio beta. Dato che è lui il lupo più grande e coraggioso, deve mantenere l'ordine e far rispettare le regole dettate dal maschio alfa. Una volta libero, la sua forza servirà a proteggere il branco da altri lupi. Mazzi è un lupo di rango inferiore. È molto nervoso e diffidente. Il suo ruolo è stare allerta e dare l'allarme in caso di pericolo. Yana è aggressivo e ha tutti i requisiti per diventare un maschio alfa.
Quando sarà il suo momento, combatterà con Sean per avere le parti migliori della preda. Cuore, reni e fegato. Per il momento, però, è Sean ad avere la prima scelta. E il resto del branco può mangiare solo dopo che lui ha finito di farlo. Sean pensa che la sua supremazia non sia destinata a durare a lungo. Yana infatti sta dando segni di impazienza e tra breve sarà pronto a sfidare il maschio alfa. Per quanto tempo Sean resterà alla testa del gruppo? Questi animali sono proprio come ogni altro animale selvatico. Non rivelano i propri segreti a qualcuno di cui non si fidano completamente o che non fa parte della loro famiglia. Io voglio stare insieme a loro, per imparare il loro modo di comunicare e le innumerevoli lezioni che si insegnano a vicenda. Sento che in questo modo otterrò la loro fiducia e diventerò partecipe dei loro segreti, gli stessi che potremo usare per salvaguardare loro e i loro cugini selvatici. Per guadagnarsi la fiducia dei lupi, Sean deve darsi molto da fare. Ogni volta che lascia il recinto, deve prepararsi per il ritorno. Deve avere esattamente lo stesso odore di quando è partito, altrimenti non viene accettato. Il lupo vede il proprio mondo attraverso gli odori piuttosto che con le immagini. È per questo che ogni singolo vestito che indosso ha l'odore di tutti i membri del branco. È molto importante che al mio ritorno i lupi ritrovino tutte le informazioni necessarie a riconoscermi. Oltre al loro odore, quindi, sui miei vestiti c'è anche quello di tutti i posti in cui sono stato, in cui ho mangiato e in cui ho ucciso una preda. Per i lupi sono come la gazzetta locale su cui leggere le notizie. Una delle informazioni più importanti che ha raccolto Sean durante l'esperimento è il modo in cui i lupi annusano i dettagli. Usano l'olfatto per fiutare gli animali a chilometri di distanza, sfruttando le particelle di polvere e di peli che si trovano nell'aria. Un lupo può capire addirittura se un animale è infestato dalle zecche, apre le narici e acquisisce tutte le informazioni. Non si può nascondere niente a un lupo. In quanto maschio dominante, Sean deve affrontare numerosi confronti che spesso mettono a rischio la sua vita. I lupi devono continuamente combattere per mantenere la propria posizione nel branco e per farlo di solito usano le potenti mascelle. Anche se vivono in cattività, questi esemplari hanno mantenuto molta della loro selvatichezza. Sean l'ha imparato a sue spese con un altro gruppo di lupi, quando il maschio alfa ha deciso di affermare la propria autorità. Fece un salto di circa 3 metri e mi scaraventò al suolo. Tutto quello che fece fu azzannarmi la mascella e stringere lentamente i denti. Sembrava che stesse sbriciolando dei rami secchi e proprio quando sentì che le ossa stavano per frantumarsi, lui allentò la presa. L'animale aveva una tale padronanza della propria forza da sapere esattamente fino a che punto stringere senza rompermi la mascella. La pelle umana è delicata rispetto alla folta pelliccia del lupo e Sean è spesso pieno di ferite e profonde lacerazioni. Prima andava al pronto soccorso per farsi mettere i punti. Poi ha capito che era inutile. Tornavo nel recinto e i lupi mi strappavano i punti e mi leccavano la ferita. Guarivo in pochissimo tempo. È scientificamente provato che la saliva di questi animali riduce la prolificazione batterica. Quindi è possibile che, leccandogli le ferite, i lupi aiutino Sean a guarire più in fretta. E Sean ha scoperto di essere più resistente di quanto pensasse. Molte persone ritengono che il mio stile di vita sia insostenibile a causa del rischio costante di infezioni e malattie.
In realtà, però, il mio sistema immunitario si rafforza giorno dopo giorno. Sembra strano, ma non ho più avuto né raffreddori né mal di pancia. È come se la natura mi preparasse a vivere nel suo mondo, dove molte cose si risolvono da sole. In pochi sarebbero in grado di sopravvivere allo stress fisico a cui è sottoposto Shaw. Essere un ex marine aiuta, ma nonostante l'esperienza nell'esercito, Shaw deve sottoporsi a un duro allenamento quotidiano per ottenere la resistenza necessaria a mantenere salda la propria posizione sociale tra i lupi. Fin dall'inizio, la difficoltà più grande per Shaw non è mettere a dura prova la propria resistenza fisica, ma riuscire a farsi accettare dal branco. Quando decide di andare a vivere con i lupi, sa bene che non sarà facile. All'inizio non ero abbastanza convinto di riuscire a unirmi a un branco di lupi e a essere completamente accettato. Per essere considerato un membro del gruppo, Shaw deve partire dall'inizio, allevando i lupi dalla nascita. L'occasione si presenta 2 anni fa. Una femmina di lupo all'interno della riserva dà alla luce 3 cuccioli e poi li abbandona. Shaw decide di prenderli e allevarli. Ovviamente si rende conto da subito che sarà difficile crescere da solo Yana, Tamaska e Mazzi. A soli 12 giorni i piccoli di lupo mostrano già tutta la potenza delle loro mandibole, indispensabile quando dovranno cacciare. Mi si è letteralmente agganciato al dito. Stringe talmente forte che non riesco a liberarmi. Incredibile la forza che ha già a quest'età. Oltretutto gli stanno spuntando i denti, per cui riesce ad aggrapparsi con più facilità. Più cerco di liberare il dito, più il cucciolo stringe. La morsa è essenziale per i lupi, che una volta adulti la sfruttano per abbattere le prede. Bel morso. Shaw impartisce ai cuccioli una delle prime importanti lezioni: come comunicare con gli altri lupi. I piccoli cominciano a muovere le orecchie. Questo vuol dire che sentono le nostre voci. Quindi è il momento adatto per insegnare loro il linguaggio dei lupi. E ovviamente si comincia con gli ululati. Vediamo che fa. I cuccioli ululano esattamente come gli adulti, ma essendo di taglia ridotta, producono suoni meno potenti. La prima lezione è finita. Gli ululati vengono usati per delineare i confini fra i territori di diversi branchi. Quindi è essenziale che ogni lupo riconosca la voce di tutti gli altri membri del proprio gruppo. A 3 settimane di vita, i cuccioli selvatici uniscono i propri ululati a quelli dei genitori. I piccoli hanno 7 settimane e per Shaw è il momento di ribadire qualche regola. Per i lupi la disciplina è fondamentale per riuscire a sopravvivere. Queste possono sembrare crudeltà, ma mordere l'orecchio di un cucciolo e farlo guaire è essenziale. Lui mi sta insegnando il suono con cui mi comunica che gli ho fatto male. Shaw morde o immobilizza il muso dei cuccioli per farsi rispettare. A quest'età, ricevere morsi serve a imparare qual è la propria posizione nel branco. Mano a mano che i piccoli crescono, la loro fiducia in Shaw aumenta. Nei prossimi mesi, la stabilità del rapporto verrà messa a dura prova, perché Shaw comincerà a vivere nel recinto 24 ore su 24. I cuccioli hanno 3 mesi e hanno fatto enormi progressi. Shaw ora vive, dorme e mangia con la sua nuova famiglia.
Sono pochi gli scienziati che sarebbero disposti a vivere questa esperienza diventando dei lupi. Ormai i piccoli lupi mangiano carne. Sean vuole seguire la loro natura e nutrirli come farebbe un vero lupo, con la bocca, anche se a qualcuno può sembrare disgustoso. I piccoli leccano le labbra di Sean per cercare di stimolare un rigurgito. Sean tiene in tasca della carne cotta, che si infila in bocca di nascosto. Dopo averla masticata per un po', permette ai cuccioli di prendergliela dalla bocca, simulando un rigurgito. D'ora in poi, Sean continuerà a insegnare ai piccoli come sopravvivere allo stato selvatico. Gli zoologi riconoscono l'enorme contributo dato dall'esperimento nell'ampliare le conoscenze sui lupi. Il ruolo di genitore gli ha permesso di cogliere alcune sfumature comportamentali che a un osservatore esterno sfuggono. Quando ti trovi a stretto contatto con un animale e hai la possibilità di vedere da vicino che cosa fa, puoi raccogliere tantissime informazioni. Jana, Tamaska e Mazzi hanno ormai 22 settimane e sono degli adolescenti. La loro educazione ha raggiunto un livello più avanzato. La lezione di oggi è importante perché Sean insegna ai giovani come si pesca. Sean agita un pesce morto sotto il pelo dell'acqua, fingendo che sia vivo. Questi sono lupi delle foreste nordamericane e la loro dieta naturale in autunno include i salmoni atlantici. Dopo numerosi tentativi e altrettanto numerosi fallimenti, Sean porta i cuccioli nell'acqua più bassa, dove i pesci sono più facili da catturare. Finalmente i piccoli cominciano ad avere successo e pian piano imparano qual è il punto migliore in cui posizionarsi. Eccolo, ce l'ha fatta. Se ne avesse la possibilità, Sean rilascerebbe i suoi lupi in qualche sconfinata riserva naturale americana. Ma purtroppo, finora, non ha trovato un posto adatto. Per il momento, comunque, i lupi hanno ancora molto da imparare. Gli ululati servono per comunicare con gli altri lupi a grandi distanze, fino a 16 chilometri. Ovviamente ce ne sono diversi tipi. L'ululato di difesa, che intima ai rivali di stare alla larga, quello di raccolta, che raduna tutto il branco, e quello di localizzazione, che permette di individuare un determinato membro del gruppo. Ecco un richiamo di difesa. Sean vuole che i suoi lupi abbiano le stesse capacità di quelli selvatici. Devono saper rispondere agli ululati di un branco rivale. Se non lo fanno, non saranno in grado di sopravvivere da soli. Gli ululati vengono usati per assicurarsi che gli altri branchi si mantengano alla giusta distanza, evitando così pericolosi conflitti durante la caccia. Sean vuole capire come i giovani lupi reagiscano ai richiami di un altro branco. Per farlo, installa fuori del recinto delle casse acustiche e fa partire la registrazione degli ululati di altri lupi. I suoi cuccioli risponderanno con il giusto richiamo? Thank you.
All'inizio, i tre sembrano confusi. Ma poi rispondono tutti con l'ululato di difesa, proprio come farebbero i lupi selvatici. Sean ha il compito di procurare il cibo per il branco e naturalmente ogni volta deve partecipare al banchetto, mangiando esattamente come farebbe un lupo. Questa è una cosa che vi sconsiglio caldamente. A volte l'odore è davvero nauseante. Se vuole mantenere il comando, Sean deve mangiare il fegato dell'animale. È la parte più ambita della preda, insieme al cuore, ai reni e ai polmoni. Per un uomo, però, è difficile digerire la carne cruda, per cui Sean ha dovuto escogitare un espediente. Asporta il fegato, lo cuoce e poi lo rimette al suo posto. Questo è mio e devo difenderlo. La dieta di Sean è completamente cambiata. Prima di vivere con loro mangiavo quello che mangiano tutti. Patatine fritte, torte, cioccolata. Il sabato sera di solito prendevo cibo cinese e mi facevo un paio di birre. Ma ovviamente qui non posso farlo. Una cosa del genere danneggerebbe l'esperimento, perché cambierebbe il mio odore, mettendo a rischio la mia convivenza con i lupi. Con il fegato ben cotto appena reinserito, l'animale è pronto per il resto del branco. Da quando l'esperimento è cominciato, 2 anni fa, Sean non si è mai allontanato dal branco per più di qualche ora. Ma le terribili notizie che ha appena ricevuto lo costringono a stare via per 2 settimane. Sean è stato chiamato a svolgere una ricerca in Polonia, dove i lupi selvatici ammazzano centinaia di capi di bestiame all'anno. Dal 1998 in Polonia è vietato sparare ai lupi selvatici, che nelle foreste orientali del paese hanno quasi raggiunto i 190 esemplari. Oggi, in Polonia, ogni anno i lupi ammazzano circa 600 pecore e vitelli e gli allevatori cominciano a perdere la pazienza. Sean teme che questa disperazione possa portarli a violare la legge, sparando indiscriminatamente ai lupi. Per scoraggiare gli attacchi, gli allevatori hanno usato cani da guardia e recinti con strisce di stoffa. Ma questi deterrenti non funzionano. Sean ha appena ricevuto un filmato dall'amministratore della foresta demaniale polacca, che si occupa dei lupi selvatici nel nord-est della Polonia. È il filmato di un vitello ucciso da un branco di lupi selvatici. Le immagini confermano la gravità della situazione. Per i piccoli allevatori, la continua perdita di vitelli potrebbe portare a una rovina finanziaria. Sean crede che gli ululati registrati possano essergli di aiuto, ma vuole essere sicuro che questa sia una soluzione efficace. Decide allora di andare negli Stati Uniti per incontrare Doug Smith, un rinomato zoologo specializzato in lupi, che lavora al Parco Nazionale di Yellowstone. Smith sta affrontando problemi simili tra i lupi e gli allevatori intorno al parco. Le informazioni e i consigli di Smith sono fondamentali per risolvere definitivamente la questione dei lupi in Polonia. Yellowstone è il regno dei lupi grigi, come quelli di Sean. È il luogo in cui questi animali possono vivere in totale libertà. Mentre aspetta di incontrare Doug Smith, Sean individua in lontananza un gruppo di lupi selvatici. Scendono la collina spostandosi verso sinistra. Questi lupi sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale di Yellowstone oltre 10 anni fa. Vederli fa aumentare il desiderio di Sean di liberare i suoi.
Qui, con questi lupi selvatici, posso imparare a essere uno di loro, vedere come sopravvivono e come interagiscono con gli altri predatori. Correre con i lupi in mezzo alla natura è il mio obiettivo finale. È davvero fantastico. Si sono radunati con un ululato proprio davanti a noi. È evidente che gli ululati sono essenziali per controllare il branco. Quindi si può pensare di sfruttarli per impedire ai lupi di entrare nelle fattorie. Se gli allevatori capissero quello che ho imparato io e utilizzassero i diversi suoni con cui i lupi si proteggono a vicenda, sarebbe fatta. Potremmo proteggere fattorie, allevamenti e persino città, servendoci del verso di un lupo. Doug Smith si è occupato della reintroduzione dei lupi selvatici nel Parco Nazionale di Yellowstone. Ha ottenuto degli ottimi risultati e i lupi sono aumentati fino a 330 esemplari. Molti branchi, però, escono dai confini del parco e ogni anno uccidono fino a 120 capi di bestiame degli allevamenti vicini. L'avevamo detto che sarebbero usciti, ma quando l'hanno fatto, sono cominciate le polemiche. Attualmente, i lupi che vivono fuori sono più di quelli che vivono dentro. È un vero problema per gli allevatori, che per risolverlo spesso sparano ai lupi. Questa situazione è simile a quella che si sta verificando in Polonia, ma purtroppo Smith non ha trovato una soluzione. A Sean interessa l'opinione di Smith sull'idea di usare degli ululati registrati per evitare che i lupi ammazzino il bestiame. Sono molto emozionato per questa ricerca, perché gli ululati non sono mai stati approfonditi negli studi sui lupi. Anzi, sono tra gli ultimi aspetti studiati. Riuscendo a decifrare il linguaggio dei lupi, quindi, si potrebbe capire che cosa li spinge ad allontanarsi da una determinata zona per mandare un segnale a un branco vicino. Credo molto in questo progetto. Vivere con i lupi in cattività ha fornito a Sean un'opportunità unica. Mangiare e dormire con i lupi non è una cosa che possiamo fare qui. Il nostro è un approccio del tutto diverso, che insieme alla convivenza in cattività può fornire le risposte che cerchiamo. Doug mi ha confermato quanto siano importanti gli ululati, soprattutto quelli di difesa. Dopo aver ideato il progetto, Sean incontra il suo vecchio mentore indiano. Ciao, amico. Ciao, Sean. Ne hai avvistato qualcuno? Sì, laggiù. Nel 1998, Sean ha studiato i lupi grigi con il capo tribù Levi Holt. Levi e la sua tribù rispettano il lupo e l'influenza che l'animale ha avuto sulla loro cultura. Hanno imparato a risolvere i problemi degli uomini osservando da vicino il comportamento dei lupi. Abbiamo imparato, con il passare del tempo, che questi animali formano una famiglia, quasi come la nostra. Il nostro popolo convive da sempre con i lupi. In un certo senso, il modo in cui allevano i loro piccoli rispecchia il modo di educare i figli nel nostro popolo. La convinzione di Levi, secondo cui i lupi possono darci degli insegnamenti su famiglia e società, ha ispirato la decisione di Sean di diventare membro di un branco. Guarda. L'idea insolita di usare gli ululati di lupi rivali per risolvere il problema in Polonia è nata da questa convinzione. Devi continuare a battere questo sentiero. Ci sono ancora molte cose da imparare e da capire che la scienza non riesce e non riuscirà mai a comprendere. L'incontro con Levi Holt e Doug Smith ha rafforzato la teoria di Sean secondo cui le registrazioni possono evitare che i lupi entrino negli allevamenti e uccidano gli animali. Ora bisogna metterla in pratica. Sean torna in Europa, nelle campagne polacche al confine con la Russia. La situazione è delicata. Se le stragi di vitelli continuano, gli allevatori locali si vedranno costretti ad uccidere i lupi, nonostante la legge che lo impedisce.
Sean incontra Stanislao Bielenski, l'allevatore che ha ripreso l'uccisione di un suo vitello da parte dei lupi. Il vitello era un obiettivo facile e Bielenski crede che siano stati solo due lupi ad attaccarlo. La pazienza dell'allevatore si sta esaurendo, dato che ulteriori perdite possono rovinarlo. Per aiutare Bielenski, Sean deve raccogliere informazioni sul numero di branchi di lupi presenti in zona e sui loro spostamenti per poter usare le giuste registrazioni. Per rintracciare il branco responsabile dell'uccisione, Sean utilizza tutto ciò che ha imparato dai suoi lupi e da Levi Holt. I lupi marcano il loro territorio con i ciuffi di peli. Questo indica la presenza di due o tre individui. In branco, i lupi abbattono prede molto più grandi di loro. Sean ha individuato le dimensioni e il raggio d'azione del branco, ma deve accelerare il passo se vuole raggiungerlo. I confini territoriali sono molto importanti per i lupi. Il terreno qui è tutto graffiato. E l'odore è quasi soffocante. Anche come uomo ci penserei due volte prima di oltrepassarlo. Da queste orme posso capire molte cose. Innanzitutto, dato che sono fresche, che i lupi sono passati qui la notte scorsa. Poi che all'interno del gruppo ci sono due adulti, infatti ci sono diverse orme grandi. Infine che con loro c'è almeno un cucciolo di circa 4 mesi. Per fortuna le impronte si dirigono verso il campo e da lì posso avvistare i lupi e contare quanti ce ne sono realmente in questa zona. Per trovare conferma di quanto ha scoperto, Sean passa la notte in una torretta d'osservazione nella foresta. Spera che il branco si faccia vivo la sera, il momento in cui i lupi sono più attivi. La luce comincia a diminuire. I lupi potrebbero arrivare fra poco, come alle prime ore dell'alba, quindi è meglio mettersi comodi, restare tranquilli e sperare che si facciano vivi. Con il visore notturno, Sean può individuare qualsiasi movimento. È 1:30, è freddo, ma ancora niente lupi. Piovigina e c'è vento. Vedo almeno due lupi muoversi dietro l'albero, ma potrebbero essercene altri. Sean crede che sia questo il branco che ha attaccato il vitello dell'allevatore polacco. Ci sono un maschio, una femmina e forse due cuccioli. Sean conosce il numero dei lupi e i confini del loro territorio, quindi ha abbastanza informazioni per tornare da Bielenski e mettere in atto il suo piano. Vuole che l'allevatore difenda il proprio territorio come un lupo. Grazie alla registrazione degli ululati di un branco rivale, Sean crede di poter impedire a questi lupi di entrare nella fattoria di Bielenski e attaccare il suo bestiame. È importante che i lupi riconoscano i tuoi confini. Gli ululati permetteranno agli animali di acquisire a distanza tutte le informazioni. Devi direzionare l'ululato utilizzando questa parabola. Il suono rimbalza dall'altoparlante alla parabola, fino alla foresta. Quindi devi solo scegliere un punto. Pronto? L'allevatore deve mandare la registrazione degli ululati ogni volta che sente un branco di lupi selvatici in lontananza. Sean spera che in questo modo i lupi si sentano minacciati e restino nella foresta, lasciando in pace gli animali di Bielenski. Alcuni studiosi credono che Sean sia sulla strada giusta, ma il suo esperimento deve essere collaudato.
È un'idea molto interessante, ma dato che si tratta di una ricerca scientifica, bisogna ancora esaminarla adeguatamente. Anche se il metodo sembra valido, occorre fare una serie di verifiche per vedere se funziona davvero sul campo. Sean conoscerà i risultati tra qualche settimana. Dopo aver passato 2 settimane in Polonia, Sean torna in Inghilterra. Sta aspettando di sapere se è riuscito a fermare le uccisioni di bestiame. Non è mai stato lontano dai suoi lupi così a lungo e non ha idea di come reagirà il branco quando rientrerà nel recinto. Sarà ancora lui il maschio alfa? Sean crede che Yana abbia preso il comando del branco e per evitare di essere ferito assume immediatamente una posizione di sottomissione, mantenendo il proprio corpo più basso di quello del lupo. La tensione tra Yana e Mazzi conferma che è il primo a dominare gli altri. Sean ormai ha perso il proprio ruolo di guida e maestro. Per rimanere un membro del branco, ora deve mostrarsi sottomesso. Il suo nuovo ruolo è quello del conciliatore. Sean emette dei gemiti per calmare la tensione tra i due lupi. La domanda che mi sono posto per la maggior parte del tempo è: che cosa è successo? Quando ho lasciato i miei ragazzi, ho capito che le cose sarebbero cambiate e che avrei assunto un ruolo diverso nel branco rispetto a quando li avevo lasciati. Ma i miei insegnamenti erano stati sufficienti. La mia perseveranza era servita davvero a farmi rispettare come uno di loro. E in che modo? La prova più significativa per Sean sarà il primo pasto tutti insieme. Questo è il momento più pericoloso, perché ognuno rivendica la propria parte della preda. Invece di pretendere le parti migliori dell'animale, Sean aspetta il proprio turno e si accontenta degli avanzi. Viene tenuto a bada da Tamaska, che fa rispettare le regole all'interno del gruppo. In risposta, Sean assume una posizione di sottomissione. Tamaska tiene Sean lontano dal cibo, mentre Yana, il capo, mangia fegato, cuore e reni. Per evitare tensioni intorno alla preda, Sean mette alla prova le sue abilità di conciliatore. Si piazza tra Yana e Mazzi per separarli ed evitare qualsiasi conflitto. Alla fine, a Sean viene permesso di prendere qualche avanzo. Niente a che vedere con quando era il capo del branco. Sean è contento di essere stato riaccettato nel branco e anche del suo nuovo ruolo di conciliatore. Non si può mai sapere come reagiscono i lupi alla vista di un individuo che torna dopo tanto tempo, e questo è il pericolo più grande che ho corso.
Sono passate 6 settimane dall'esperimento di Sean per impedire ai lupi di sbranare il bestiame di un allevamento in Polonia. Pronto? Ciao. Le notizie dalla Polonia sono incoraggianti. Bilenski non ha più avuto problemi con i lupi selvatici da quando ha cominciato a usare le registrazioni di Sean. Sono entusiasta dei risultati ottenuti in Polonia, ma ovviamente quello che abbiamo fatto è solo il primo passo. Da un punto di vista scientifico, è necessario che il fenomeno si ripeta. Bisogna prendere 20 o 30 branchi di lupi diversi e altrettanti allevatori, e se il 90% delle volte il risultato è positivo, allora si può dire che il metodo è attendibile. Ma un solo branco in un allevamento con un allevatore non costituisce una prova sufficiente. Il lavoro di Sean e di tutti quelli che hanno un approccio poco ortodosso alla risoluzione dei conflitti tra uomo e animale è decisamente importante. Infatti, molti dei progressi fatti nell'ultimo secolo in campo scientifico sono dovuti ai cosiddetti cani sciolti, a chi la pensa a modo suo. Nonostante i sacrifici che è costretto a fare, Sean vuole fermamente continuare a vivere tra i lupi. Ha dovuto lasciare la casa e la famiglia, ma è convinto che la sua iniziativa possa evitare i conflitti tra lupi e allevatori e salvare le vite di questi animali selvatici. Qui mi sento al massimo. Ho trovato il mio mondo. Sì, ho dovuto abbandonare la mia casa per venire qui, ma ho trovato questa. E ho conosciuto questi ragazzi che, nonostante vengano definiti spietati assassini, io amo come una famiglia. Sean sa che il suo grande sogno di vivere libero con i lupi deve aspettare, almeno finché non avrà trovato la giusta casa per il suo branco. Fino ad allora, tutto quello che può fare è tornare dalla famiglia che sente sua.